Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Beyond a Steel Sky. Probabilmente alcuni di voi non conosceranno il precedente titolo dei Revolution Software, che ringrazio, diciamo, sono stato onorato di ricevere questo sequel perché Beyond a Steel Sky è il sequel di Beneath Steel Sky, un gioco del 94 ed era un gioco completamente doppiato in ogni dialogo ed era una sorta di avventura grafica. L'ho giochicchiato anni, veramente tanti anni fa, con il mio primo PC c'era, avevo preso proprio avevo il gioco e l'avevo giocato, ma non, onestamente non me ne ricordo molto. Questo non è doppiato in italiano, ma come potete vedere è completamente tradotto. Lo iniziamo a provare, vediamo un attimino che cos'è. I'd already Venezia, sì, decided I was vabbè, going to ve lo do spiego my dopo. last night at Max's village. Avevo già I deciso che sarebbe decided to stata la mia leave ultima them. notte al villaggio All di I know Max. is Mi restless. dispiaceva andarmene, ma ero di nuovo irrequieto. Beware! The day Cala la grows sera, i dark demoni iniziano a as demons infestare la stalk the radura. Questa gap by è una sorta di noise. sciamana. Harsh old woman, stop your Alla finita superstition vecchia con queste nonsense. stupide superstizioni. E Besides, this is the best time of poi day questo è for il momento fishing, migliore eh, per Mama? pescare, vero He's Milo? dead. Sì, papà. Con questa canna da pesca molto moderna. Foster! I use these broken Guarda, sensors to Foster! make a Questi fishing hook sensori rotti interdicts fanno the fish segnatore di before it pesci. bites. Rileva il pesce prima che Nice abbocchi. work, Milo. Ottimo lavoro. Milo è proprio come Milo me da was just piccolo. like me as a E le boy. tecniche che gli avevo And insegnato the tech sarebbero skills servite I al brought villaggio on dopo would la mia help the village partenza. after I left. Devi You proprio really andare, have to go, Foster. Foster? Come How can we potremmo ever mai pay you back ricompensarti for all per you've tutto quello che done? hai fatto? È It's stato un been my piacere, Max. pleasure, Max. Una torta di Just Anita eyes sarà look un good ringraziamento together. più che sufficiente. I owed Dovevo the new tanto alla tribe so gente della much. radura, la mia prima The first tribe tribù mi fostered me aveva when I was adottato orphaned quando all ero these years rimasto ago. orfano. The Mi aveva tribe had only insegnato a sought to utilizzare protect, tecnologie scavenge, and raccolte conceal tra i dust. rifiuti. Sì, Soon I even built myself a c'è village. qualche refuso di testo, ma va bene. In I'm poco your tempo mi costruì un friend. amico. Call me Joe. Sì, Joe. questo dovrebbe essere quello che succede nel primo capitolo, Joe and Beneath I were Steel always Sky. together. Io e Is that Joy, true? lui viene I ritrovato da agreed. questa tribù, vengono Beginning attaccati best da friend questa I've altra had. tribù tecnologica, viene Then, distrutto il Foster, villaggio, insomma, lui si Foster, costruisce wake questo up! robot. This isn't Lui è just a Foster fish. e, come avete It's capito, è a il big protagonista del one. primo capitolo. What the? It was no Non fish. era un pesce. Max, keep back! Follow! Papà, cosa sono quelli? Max! Drop him, you... Il gioco, tra l'altro, il primo, quello del 94, veniva venduto, se non ricordo male, anche con un fumetto che introduceva la storia. Una volta si facevano queste cose. In pratica è venuto su Milo dall'acqua sta macchina e ha rapito and a Milo. machine too, but its riders had Ma left i piloti something avevano lasciato behind. qualcosa Max? indietro. What's Cos'è successo, happened, Foster? Foster? Where's Dov'è my mio son? figlio? Max? Max? I told them. I told them there would be Ricompare anche la smoke sciamana. in the dark. The stalker that attacked us was a La machine, stalker che not a ci ha demon. attaccato è una macchina, non un demone. Please, Ti Foster, prego, I non don't capisco, cos'è understand. successo? What happened? I told Anita everything I could. Spiegai ad Anita tutto quello Only che for Anita. sapevo, che però non era un granché. Max was barely Era conscious. Max era a malapena Their only cosciente e hope speravo che was le Anita's amorevoli cure loving di care Anita and le her avrebbero recovery. rimesso in For me, sesto. Quanto a me, I dovevo had to seguire follow Milo e i Milo suoi and his rapitori captors immediately. immediatamente. I'll bring Milo home. Riporterò Milo a I casa, Anita, te lo promise. prometto. Thank you, Grazie, Foster. Foster, so che I lo know you farai. will. Dawn was breaking as I left the Quando village. lasciai il villaggio Featureless spuntava wastes of the l'alba, gap stretched away l'anonima from me. distesa desertica della radura si allontanava. Night followed La day, notte and seguì al day would giorno e dawn poi tornò once more. un'altra alba. Il tempo Time svanì, le was tracce che beginning seguivano as mi the invitavano a tracks beckoning ever procedere. forward. La Determination had tristezza won aveva in lasciato place il posto alla sadness. risolutezza. Avrei trovato Milo Whatever it ad ogni took, costo. I would find Milo. The tracks were Le barely tracce erano visible now, appena visibili ormai, blurred by dissolte the dal wind. vento, ma ero certo che avrei But I'm raggiunto sure presto I'd la loro reach their destination destinazione. soon. Then I saw the Poi thing vide I feared the avvicinarsi most la cosa che approaching. temevo di più, la tempesta di Sandstorm. sabbia. Eh sì, una tempesta.
Avanzai lottando con tutte le mie forze, ma non avevo idea di dove stessi andando. Decisi di risparmiare le mie energie e sprofondai esausto nel sonno. Forse l'anziana aveva ragione. I demoni avevano davvero razziato la radura. Perché per quanto infuriasse e tuonasse, la tempesta mi aveva riportato alla mente il mio incubo. La sicurezza di Union City era all'attacco. Mentre la mia tribù urlava terrorizzata a riuscire a recuperare la scheda madre, da prigioniero non potei fare nulla per salvare il mio villaggio. Questo è, sì, un sunto del primo capitolo, come già detto. Eppure riuscì a salvarmi quando l'elicottero della sicurezza si schiantò. Ok, sì, perché era ambientato in questa sorta di città steampunk. Durante la fuga riuscì a rimettere in funzione Joy, migliorato ulteriormente, mi aiutò ad abbattere il male che gestiva la città. E quando me ne andai gli chiesi di rendere felici i cittadini. Union City non faceva per me, volevo vivere dove potevo fare del bene e aiutare la gente della radura. Sì, per pratica lui era un orfano, Foster, che fu allevato da questa tribù. Ok. Touch è scomparso, veniamo svegliati alla fine della tempesta da questo individuo qua. Poi li sentii. Gang gang, uccelli necrofagi. E in quella terra desolata ciò voleva dire una sola cosa: persone. Ok. Vediamo come funziona. Graficamente è veramente carino. Almeno un po' shader, insomma. Per quanto abbiamo passato una cospicua quantità di minuti guardando un fumetto, graficamente mi sembra davvero carino. È certo che avessi trovato uno. Ok. Avrei trovato anche Milo. Poi a distanza vidi una ragazza china su un corpo. Vediamo come funziona. È totalmente diverso dal vecchio capitolo, che era un punto e clicca. Questo è un'altra, decisamente un'altra cosa. Vast, ma io riesco a percorrere. Stava mettendo un dispositivo nella mano. Ok. Hey, excuse me. Who the hell are you? I'm searching for a vehicle that. No! Damn birds! Wait, I just. Whatever that device. Qualunque cosa fosse, ora ce l'aveva quell'uccello. Non so cosa stesse facendo, ma lo trovo veramente interessante il fatto che se l'avventura proprio sia in terza persona. Gli oggetti con cui Foster può interagire vengono evidenziati da un reticolo. Centra la visuale su un oggetto, avvicinati. Perfetto, vediamo. Vediamo. Carino, perché la cosa è la classica delle avventure grafiche, ma in prima persona. Dovrei lanciargli qualcosa, forse. Il cadavere? Esamina. Dovrei raccogliere qualcosa, vediamo se mi dà la possibilità di. Vediamo se posso prendere qualcosa. Un sasso, un bastone. Devo esaminare quel corpo, era l'unico indizio che avevo. Lo so, ma inventario. Usa. Ah, interessante. Abbiamo un detto di androide, piede di porco. Usa. Vediamo se funziona. Sì, magari con un po' più di convinzione. C'erano alcune cose che avrebbero potuto spaventare i gang gang, ma un piede di porco non era tra quelle. Vediamo un'altra soluzione. Proviamo con la torta. Eh sì. Esamina. Vediamo il cadavere. La ragazza aveva fatto qualcosa alla mano del tipo. Mi chiesi cosa. Era chiaramente morto da giorni.
The logo. I'd seen it before. On the androids that had taken my life. Sugli androidi che aveva preso Milo, aveva visto quello. La ragazza era la mia unica pista, dovevo seguirla. Anche la musica è molto bella. Graficamente mi piace molto. Ricorda un po' anche le avventure della Pendulo Studios. Union City. Si torna a Union City. Diciamo che, come mia impressione, perché poi questo video io non vi spoilererò molto, trovo l'idea di questo gioco fatto in questo modo un rendere moderno un'avventura grafica punta e clicca come era Venezia Steel Sky, che al giorno d'oggi sono abbastanza anacronistiche, quindi è interessante. Anche il fatto, comunque sono un nostalgico, il fatto di avere il tentativo magari col piede di porco, il fatto che non funziona, appunto avere gli uccelli che bloccavano la possibilità di esaminare qualcosa, era un classico cliché delle avventure grafiche di un tempo. Ho giocato Broken Sword, ho giocato Grim Fandango, la migliore che abbia mai provato, però quella era già in terza persona. Monkey Island. Questa è indubbiamente moderna, graficamente molto bella. Ok. Per avviare le pratiche di registrazione a Union City si dirige verso il terminale di immigrazione. Le frasi da parlare, Stalker, vediamo un po'. Frasi da parlare, bellissimo, le frasi da dire. Un veicolo, beh, questo è un inglese commerciale. Ok, grazie. La ragazzina di nome Milo. Il terminale di immigrazione proprio là. Vediamo, bambino scomparso. Non si scappa. Poi col tasto destro si può saltare la frase. Registrazione. Al terminale troveranno un chip, un documento identificativo temporaneo, il percorso indicato da questi cartelli. Ok. Eh no, infatti dobbiamo registrarci. Va bene. Terminale in fondo al giardino. Giardino è una parola grossa, comunque va bene. Arrivederci. Sì, c'ha un po' anche del Borderlands tutto questo, Ambientazione, lo stile grafico. Vabbè, alla fine del giardino andiamo. Ah, Gang, esamina. Lo rende l'essere così graficamente, anche esplorabile, insomma, interagibile, molto più vasto di un'avventura grafica normale. Infatti qua vai a sapere se posso aprirla, posso provare il piede di porco e sbloccargli. Cioè, mi viene il dubbio, io provo. Ah, ok. Gioca. Divertiti. Ah, lo devo spingere. No, spingi. Cioè, non so poi questo cosa porterà. Però, ho fatto una cosa stupida così. Stai bene? Tutto a posto? Posso parlarti? Magari lui ha visto qualcosa. Push me. I've got things to do. Push me. È tutto sporco lui, cavoli. Lo spingo. Bellissima la città. Il terminale credo sia quello. Adesso, sperando di dopo avergli dato due spinte, magari gli do anche la terza così lo stordisco ancora di più. Proviamo a parlarci. Magari no, direi che è un po' sfasato. Ok, adesso gli parlo. Io? Ricorda un po' quello di Life is Strange.
Il mio nome è Foster. Ma mi ricorderò perché somiglio a un fossile. Tu sei vecchio. Thanks, kid. Gentilissimo. Hai visto un bambino? D'accordo, è un piccolissimo. Si ricorda tutte le facce. 12 ne ho viste di facce. How recently are we talking? Sometime over the past couple of nights. Oh, didn't know. No, non ho visto bambini. Va bene. No, poi vabbè, io starei qua a parlarci per ore, però esigenze di video, dobbiamo andare avanti. Andiamo al terminale di registrazione e ci registriamo. Magari poi entriamo a vedere anche la città. Terminale, USA. Stavo cercando di avere qualcosa che non possedevo. Vabbè. Distributore automatico, terminale. Questo? No, qua distribuisce lattine. Joy. It was a statue of my friend Joey. I couldn't imagine why they would have erected it if Milo had been taken this way. Okay. Sure Joey would help me find him. Safety service. Someone around here who'd seen the stalker. Ma è questo? Ufficio assistenza, vediamo. Whatever was trying to detect. No. I didn't have one. Ma dov'è? Ma dove cacchio è il terminale di immigrazione? Salve signore, è un tecnico lei? Posso attivare il ponte? No. Aveva detto alla fine del giardino, ma io non so dove sia sto terminale. Questo qui? Strano odore che proveniva dal camion. Io ovviamente vi lascio il mistero perché comunque no, è classicissimo, classicissima vicenda da avventura grafica anche questa. Ma il terminale dove cacchio è? Quello? Banco da lavoro. Che è? Ah, vabbè. Questo? Vabbè, vecchio terminale. Attiva. Qualcuno aveva rimosso i meccanismi interni del congegno. Vabbè, niente. Scultura. Non lo so. Non trovo il distributore automatico. Usa. No. Là allora. A logica. È l'ultimo posto che non ho guardato. Che sia questo? Il terminale di immigrazione? Dispositivo manuale. Usa. Ah, eccolo qua. Sperando che non riconoscano la nostra vecchia nostra vecchia presenza qua nel capitolo vecchio, insomma. Mi fu impiantato un chip nel palmo della mano. Ah, ok. Siamo a posto? Posso andarmene? Cioè, mi ha registrato. Ho un chip dentro la mano. Posso usare questo? Ah, ok. Il hologram era già attivo. Ologramma, parla. Mi chiama Greta. Ok. Bambino scomparso. Dal suo villaggio? Il bambino è un cittadino registrato in Union City? No. Cortese richiesta di scusa. Il mio scomparso è un cittadino registrato. No, arrivederci. Non ho intenzione di perdere altro tempo. Vorrei entrare in città se si potesse. Scusi, si può? Ripara. Fece appello alla mia vasta esperienza ingegneristica. Il consiglio della mia parte. Ho trovato la scansione un sacco di volte. Ok. Sono io il diagnosta e il maggiore esperto di tecnologia qui. Mi chiamo Obsworth. Hai visto un bambino scomparso? L'hanno sequestrato un suo villaggio e l'hanno portato qui. Non ho visto niente del genere. Avrei del lavoro da fare, va bene. Mi fai entrare in città? Se si potesse. Usa.
Merchant permission accepted. Citizen ID required. No, infatti, allora devo registrarmi adesso. Vediamo. Sì. Va bene. Guida del cittadino, dati personali. Vediamo. Il tuo archivio fotografico. No, non c'è niente qui dentro. Guida del cittadino. Ministero, benessere, sicurezza, comfort, consumo. Vi proteggiamo dalla culla alla bara. Sì, va bene. Niente, non si può fare nulla qua. Io mi sono registrato, adesso vorrei entrare in città però. O non è finita la trafila? Cioè devo entrare qui? Usa, vediamo se mi fa entrare. Eh no, infatti. Dispositivo. Ok, vediamo cosa c'è qua, ma... Ok. Allora. Devo trovare il robottino di nuovo e gli chiedo come devo fare, perché se non mi fai entrare... Questo? Punto informativo, no? Terminale. No, ma... Boh. Chiedo al robottino là cosa devo fare. Devo dire che mi piace molto, eh. Devo dire che mi piace molto. Chiedo scusa. Arrivederci. Mi ha registrato. Mi ha registrato, no? Quindi posso andare. Posso andare? Mamma mia, che bello. Mi ha registrato, credo. No. Niente, non sono registrato. Comunque, ragazzi, ora... il gioco sembra essere davvero figo, ve l'ho detto più di una volta, credo, in questo video. È un'avventura grafica, secondo me, messa in questa chiave moderna, ha proprio senso di esistere, pare mio. Quindi, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Questa è la ragazza che è sfuggita prima, che stava scansionando quel cadavere, quindi ora ci andrò a parlare. Però giusto per crearvi un po' di curiosità, chiuderò qui il gameplay. Fatemi sapere che cosa ne pensate, appunto, e se volete vedere magari un altro episodio su Beyond the Steel Sky. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!